Buongiorno viciati, bentornati in un nuovo vlog. Io oggi mi sono svegliata a Palermo dopo diversi giorni in campagna, ma ieri sera il mio nipotino ha preso per la prima volta nella sua vita l'aereo. Che dolcezza infinita. Tornerà tra qualche giorno, ma la campagna senza Edo non ha nessun senso, quindi ho deciso di tornare a Palermo e stamattina mi sono già vestita, sono tutta dolorante perché l'ultima sera in campagna mia cognata ha deciso di fare un po' di sport. Io non facevo un po' di sport da diverso tempo, mi posso muovere le spalle, un delirio, però sono già pronta stamattina, sono tipo le 9:30 perché a che sono a Palermo vedo alcuni amici, quindi stamattina commissioni con Simi. C'è già un delirio incredibile in questa stanza, tipo non ho sparecchiato il cibo che ho mangiato ieri sera e ci sono tantissimi pacchi qua aperto e che devo mostrarvi nelle storie o magari ve li faccio vedere qua nel vlog. Comunque, quindi c'è un bordello sul divano. Vi faccio vedere come sono vestita stamattina. Intanto capelli legati, poi scopriremo insieme perché no, sono sporchi, li devo lavare ma non ho avuto tempo perché poi mi devo metterli in piedi. Il vestito invece, che sembra tipo in Pizzo San Gallo, in realtà è un vestito di Zara che ho comprato prima di andare in Corea ed è molto carino perché ha il triangolino un po' piccolo, considerato che questo è una S e io non ho seno, è tipo, cioè è un po' scomodo più che altro. Sarebbe più comodo se poi questo triangolino non si legasse al collo ma fosse semplicemente una spallina, perché un po' qua si ha. Beh, poi è carino perché ha questo elastico in vita che quando vi sedete fa così, è sempre un rotolino, che però dietro è così e quindi ho la schiena tutta nuda e poi un pezzettino di schiena in fondo. Ho queste scarpe che ho comprato l'anno scorso da Zara e sono le uniche che scarpe che mi sono portata perché ho portato in campagna così tante cose, ma soprattutto così tante scarpe di quelle che uso più spesso e anche i vestiti, quelli che uso più spesso, un po' più carini, di solito anche un po' più nuovi. E ho portato tutte cose in campagna come se dovessi trasferirmi. L'unica cosa che mi manca è la borsa, però vorrei portarmi una macchinetta fotografica, quindi devo prendere una borsa che non sia proprio minuscola. In tutto questo 10 minuti fa Simi mi ha detto dimmi quando scendi e io gli ho detto tra 5 minuti, e invece sono passati 10 minuti e ancora non ho fatto la borsa. Qua così per darvi uno spoiler di quello che faremo più tardi. Cioè, vi dico soltanto che ho ritirato questo pacco ieri sera e non l'ho aperto per aprirlo con voi. Quindi, se mi volete bene, soprattutto se vi faccio molta tenerezza, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, lasciate un pollice in su a questo video e commentate in questo momento dicendomi secondo voi cosa c'è dentro questa scatola. Lo scoprirete nel corso del vlog, ma sono curiosa di sapere se mi conoscete veramente bene. Ma forse lo so, non si mettono le borse sul letto. Mi metterei questa borsa che avevo comprato su Vinted, è una Prada vintage, molto vintage, bella perché ha un marrone stupendo e dentro è fucsia. E mi piace il fatto che si abbini leggermente con le scarpe, però è molto comoda. Siccome è giorno, non devo fare niente di che, forse mi metto questa. Quindi questo è il mio outfit e sono pronta per andare a fare le commissioni con Simi. Makeda ci sono un sacco di negozietti indiani che hanno il famoso vestito che andava di moda l'anno scorso a Palermo, in realtà però me l'avete visto tante volte. Ho appena fatto una scoperta, ha riaperto Accessorize a Palermo, ma forse c'era ancora in un centro commerciale. Boh, comunque è sempre in via Makeda e siamo quasi arrivati al Teatro Massimo. Eccolo tu. Picciotti, il caldo è incredibile, mi sono messa un attimo all'ombra e sto aspettando Simi che è andato a fare una commissione. Mi fa troppo ridere sentire dire proprio commissione perché sembra sempre un segreto o una cosa di vitale importanza e penso
A me non capita mai di avere delle commissioni da fare, cioè al limite devo andare in un posto, ma non lo chiamo mai. Vabbè, volevo dirvi una cosa, la cosa molto bella di Palermo è che fa un caldo atroce, non si respira il più delle volte, ma se vi mettete all'ombra c'è venticello. E questa è la grandissima differenza tra l'estate a Palermo e l'estate dappertutto, soprattutto a Roma, perché a Roma non passa aria e si crepa. E io ho molto sofferto a giugno quando sono andata, c'era veramente tanto caldo, mentre qua comunque un po' di venticello c'è sempre. Ieri sera ho tolto il gel che mi ero fatta perché si era spezzato e poi avevo una ricrescita gigante, tipo, non so, quasi di un'unghia del mignolo. E non sono bravissima a toglierlo, anche se riesco a non farle diventare super molli, per questo mi servirebbe un corso sicuramente, però non so se rifarlo, sicuramente vorrei accorciare un po' le unghie, oppure farmi il semipermanente, oppure addirittura tipo mettere un po' di gel trasparente e andare via così, perché nell'ultimo periodo sto facendo sempre tipo una specie di effetto, come fosse l'effetto non effetto della goccia delle unghie, ma non il suo sicuramente. E mi sono stancata. Ci siamo appena seduti da Spinnato, che è questo caffè dal 1860 qua a Palermo, e accanto c'è la mia scuola elementare di asilo. Mentre questa era un'edicola, tra l'altro era l'edicola del nonno di un mio compagno, quindi si usciva da scuola, si andava all'edicola tutti i giorni, mio nonno disperato. Dovete sapere che questo è l'anno in cui ho scoperto i dolci. Io non ho mai mangiato dolci, non ho mai avuto interesse, sono una che tipo ha sempre detto no alla torta quando c'è una festa. Non so se ha senso in italiano questa cosa. Comunque non mangio le torte, non mangio manco la torta se è il mio compleanno. Ma quest'anno ho rivalutato tutto, e quindi siamo qui perché voglio un cornetto al pistacchio. Tu, ma abbiamo una domanda per te a tal proposito. Qual è la tua torta preferita? La mia torta preferita è Donella Sacher, che ogni volta mi confondo, ma è la torta Savoia. Vero? Pure la mia. Cioè, la Savoia è l'unica torta che i miei genitori mi hanno sempre fatto per il mio compleanno, perché è l'unica torta che riesco a mangiare un pezzettino, perché poi sdegna, però è buona. Però devo dire che quest'anno, secondo me, io sono più per quelle tipo mille sfoglie, cose un po' salatine. Questa sono io che cerco di capire perché ho la mia immagine è così buia. Forse così no. Un fiorellino raro. Grazie. Eccola, questa sfogliatellina col pistacchio. Ci siamo presi due caffè, e a Palermo col caffè ti danno sempre l'acqua. Non so se in tutte le città, evidentemente no. Comunque con Simi ricordavamo che c'è stato un periodo che qua davanti il sabato pomeriggio c'era un pianoforte a mezza coda con un tizio che suonava, era molto bello. Questo è Via Principe di Belmonte, non so se ve l'ho detto o no, mi è caduta la borsa. Facciamo questo assaggio che c'è. Ma dove sarà la crema? Solo qua? Però è solo sfoglia. Sei un mostrino, tu non lo so. Va bene. Goduriamo. Ma perché è tipo cioccolato bianco colorato di verde? Buonissimo. Alla fine, prima di tornare a casa, abbiamo fatto una piccola tappa qua da Zara. Qua c'è Tum, poverello, che mi sta accompagnando al camerino. E vediamo, questa volta ho deciso di provare tutto perché sono indecisa tra due taglie di questo vestito che sembra bellissimo. Poi vi faccio vedere tutto a casa, se compro qualcosa. Bicetti, che peccato, sto coso veste proprio malissimo. Questa è la S, l'XS stava così, cioè, ma no, no, peccato, sembrava bellissimo. Grandi errori di valutazione oggi. Questo che è tipo un pantaloncino, in realtà non mi si chiude, mi sta piccola, ce l'ha solo l'XS, è tipo una cosa corti, cioè immettibile. Però il modello è lo stesso del mio vestito bianco. Proprio grandi errori di valutazione, perché questo invece è lungo. No, tremendo, troppo lungo. Ed è finita così, con una bella pins, pins, cioè dei tranci di, secondo me è pinza, da Biga, Genio e Farina, che è super carino, ed è in via Macheda.
Ma voi che team siete? Perché team, c'è stato pure un periodo che ti chiamavo team. Perché tipo io mangio, sono una grande appassionata di qualsiasi cosa, anche tipo delle lasagne, dalla parte del bordo. Cioè se c'è più bordo è meglio. Vero? No, io sì, vero? Io parte centrale forever. Non ho parole, fateci sapere nei commenti. Stavamo riflettendo su una cosa, ma voi avete tartarughe? Perché tipo, le tartarughe vivono un botto molto più degli uomini, tipo 150 anni. Però non ho mai avuto a che fare una. Le accarezzate. Sì, mi ha una tartaruga. L'ho trovata a casa mia, accarezzata. Ah, il guscio. Però hanno una particolarità che se ti mordono, ti tolgono il dito, te lo sai. Non ne voglio tartaruga. Però forse l'anno prossimo prendiamo le galline. Com'è? È più buona di quella con le patate. Molto più buona. Il pomodoro è buono. Vero. Per fare così col braccio ho fatto una fatica incredibile, mi fa male cane. Non c'era messa questa mattinata fuori così con colazione, pranzo, ho mangiato la pizza a pranzo, non mi succede quasi mai. Però mi faceva piacere stare con Simi, anche perché nelle ultime due settimane non ci eravamo visti, io sono stata in campagna perché c'è il mio nipotino dolcezza meraviglioso, mi è mancato tantissimo e penso ma quanto mi mancherà quando se ne andranno, tipo torneranno a Roma. Perché per il mese d'agosto comunque non si può stare. Dicevo poco fa c'è troppo caldo. A Roma in campagna invece si sta bene. La sera c'è fresco. Di giorno fa tanto caldo, ma c'è la piscina. Se uno non vuole fare il bagno in piscina, se ne va a mare. Cioè, ci sono diverse attività. Puoi fare balli di gruppo, tiro con l'arco. Puoi sparare ad un tipo tondino e vedere se fai centro. Tante attività. Un giorno ci sarà anche il campo da tennis. Quest'anno piscina, vasca idromassa, picciotti, che dire. Mia attività preferita comunque balli di gruppo. Ma anche tiro con l'arco, non mi dispiace. Comunque, sono tornata a Palermo per qualche giorno, praticamente esclusivamente perché ho ricevuto un pacco. E sto pacco è il motivo per cui oggi ho deciso di girare un vlog. Perché? Oh, mi siedo a terra. Ok. Colore cane. Avrete già commentato ad inizio video, secondo me il 95% di voi ha azzeccato, perdonatemi per il delirio che spunta da lì, ma ciao, no? Ho troppo acido lattico in circolazione. Ah, ma io non mi sono bevuto il caffè, ma dove l'ho messo? Aspettate un attimo. Picciotti miei, ci sono cascata di nuovo. Allora, quando sono andata a Roma, quella ventina di giorni dopo Seul, la amica di mia cognata che mi ha affittato casa aveva il Dyson, l'air wrap. Non so neanche se io non lo so dire, air wrap lo chiamo, tipo come se fosse una cosa da mangiare. Non mi interessa saper, anzi se volete scrivetemi come si pronuncia, ma tanto io continuerò a dire air wrap perché sono vecchia, sono come mia madre, se si impunta che i cesaroni si chiamano gervasoni, è difficile farle capire che si chiamino cesaroni, anche se dovessi spiegarglielo e farglielo capire, la volta successiva li chiamerà comunque gervasoni perché li ho ben memorizzati in quel modo. Questa amica di mia cognata mi ha detto una sola volta: se vuoi non puoi usare il Dyson, se ti trovi bene, non lo so, magari lo conosci. Non me lo sono fatta dire, mezza volta ho iniziato ad usarlo. Il fatto è che, ah ma mi sa che ne abbiamo già parlato in un video in cui forse mi truccavo, mi piacciono i capelli, forse le onde, ve lo lascio qui in una scheda informativa se non avete visto quel video. È video con un styler molto carino che avevo comprato in Corea. E niente, avendo provato mezza volta perché c'era troppo caldo, c'erano delle cose che continuavano a non piacermi, così ho pensato, è uscito il nuovo Dyson Airwrap forse, boh, forse è il caso di provarlo. E quindi
ho iniziato a guardare il sito e dicevo, Maria, ma se non mi piace di nuovo. Ah, perché in tutto questo, magari non tutti quelli che stanno seguendo questo video sanno che io ho già comprato nella mia vita questo Dyson quasi quando è uscito, nel 2019, l'ho rivenduto dopo 2 mesi. Cioè il tempo di capire che non era proprio fatto per i miei capelli, l'ho rivenduto. Questa volta ne è uscito uno nuovo. Alcuni dicono che sia un po' più potente del precedente, altri dicono che sia assolutamente identico, è solo una versione aggiornata con degli accessori diversi. Sono stata un po' a guardare il sito, lo guardavo, lo riguardavo e dicevo sì, no, che faccio? Boh, poi l'altro giorno ho detto, senti, sai che c'è? Facciamolo! E l'ho comprato! E siccome non ero a Palermo, sono tornata a Palermo per avere questo pacco. E voi non potete capire, cioè io ho questo pacco a casa mia da ieri sera e ho detto non lo apro perché lo voglio spacchettare in un vlog e credo non sia mai successa questa cosa quando esisto su YouTube, perché io non riesco, cioè c'è proprio una cosa più forte di me, mi sono fatta del male, però avevo tanto piacere a spacchettarlo insieme perché... In realtà sono contenta di aver comprato questo aggeggio, per averlo ricomprato. Forse perché la prima volta che l'ho comprato non sapevo neanche cosa fosse. Era proprio appena uscito, in Italia non ne parlava ancora nessuno, non c'erano neanche ancora collaborazioni. Forse Dyson ha iniziato a lavorare con le creator un po' dopo, forse anche dopo che l'ho venduto. Sono stata una delle prime a recensirlo e l'ho recensito male, perché effettivamente a me i capelli non venivano con le onde, ancora non esistevano i coni lunghi e c'erano soltanto quelli piccolini e io avevo i capelli lunghi ed erano troppo, non avevano la forza di catturare il mio capello. Insomma, c'aveva dei problemi, però con un altro mindset, guardando questo prodotto come semplicemente uno styler che dà ai capelli un po' di movimento, e secondo me va benissimo sul capello scalato, meno sul capello pesante col taglioretto, non aspettandosi che faccia davvero i capelli mossi come utilizzando la GHD, forse può essere utilizzato con più piacere, non lo so. Io spero che mi piaccia questa volta, spero di capirlo meglio. La prima volta vi dico, secondo me io non l'ho capito, non l'ho apprezzato e non era esattamente adatto a me. Questo scatolo qua è enorme. Ci sono 2 confezioni. Ordinato dal sito ufficiale di Dyson. E perché? Praticamente sul sito c'è una cosa geniale, e cioè che tu puoi personalizzare il Dyson. Devi rispondere a delle domande sui tuoi capelli, e quindi la domanda è: come sono i tuoi capelli, se sono lisci, se sono ondulati, se sono mossi, ho messo lisci, quanto sono sottili, quanto tengono la piega e che lunghezza sono. Una volta risposta a tutte queste domande ti usciva lo styler personalizzato per te, e infatti il mio non è quello standard venduto che vedo in giro. Credo abbia anche un colore diverso, non so se soltanto quelli personalizzati hanno questo colore o anche gli altri, boh. Comunque nella nuova versione il Dyson è uscito con del blu, del rame, c'è ancora fucsia e grigio come prima. Ci sono 1 miliardo di scatole. Non era possibile selezionare un altro colore di questo Dyson personalizzato, però guardandolo così in anteprima ho detto, ma sai che forse avrei scelto proprio questo colore? Ma in questo momento non saprei neanche dirvi che colore è, perché me lo sono già scordato. No, veramente mi entusiasmava tanto sta cosa che si potesse personalizzare, che mi sembra già una svolta, visto che quando riusciremo ad uscire sto coso, che c'è anche un po' meno, dai, tranquilli. Ah, ce l'abbiamo fatta. Ok, quindi questa è la confezione. Dentro c'è già tipo la rotta. Esattamente, allora poi la scatola, tutte le robe, se volete ve le faccio vedere bene quando poi avrò un'idea precisa e lo ritestiamo insieme. Se vi va, fatemi sapere in un commento se siete interessati a questa nuova versione del Dyson. Mi piace moltissimo il colore, esatto, mi ricordavo che c'aveva tutto questo tipo rame con un po' di argento, che sta molto bene. Quindi all'interno della scatola qua c'è soltanto il corpo centrale con il phone. Questo è diverso rispetto al phone che c'era prima, perché c'ha anche la funzione di tipo lisciare i capelli crespi, baby hair. Non so se sia utile nel mio caso, visto che credo possa pisciarmi particolarmente i capelli, però sono curiosa di provarla, perché non avevo, io ho il phone Dyson e non avevo ancora provato il beccuccio per il baby hair. Poi in quest'altra scatola abbiamo la classica spazzola tonda, anche questa tutta in argento con il cappuccio in rame.
sta molto bene questo accostamento di colori. E la cosa che mi piace molto di questa, che ho provato a Roma, è che è forse più facile per fare le tendine rispetto a andare con spazzole e phon. Cioè, metti questo un secondo e le tendine sono fatte e credo di avere comprato il Dyson questa volta solo per lei, perché è molto più comoda anche da portare in giro. E mi ricordo che il Dyson che avevo prima mi piaceva per questa. Però certo, se sai usare spazzole e phon non è proprio, diciamo, l'investimento, spendere 549 euro per avere una spazzola tonda. Nel mio Air Wrap, in questo dispositivo personalizzato, io ho soltanto una spazzola. Nel Dyson classico ci sono due spazzole, due coni e una spazzola tonda. Siccome nel test io avevo specificato con i capelli sottili, probabilmente il sistema ha deciso che non avevo bisogno di due spazzole, meglio, perché secondo me sono anche abbastanza inutili due spazzole, e quindi ho soltanto la spazzola, quella più delicata. Ho visto nei vari video di recensione che la spazzola è un po' diversa perché segue il movimento del capello, però in generale secondo me è davvero identica a quella dello scorso dispositivo. E tra l'altro, se avete quello, potete comunque comprare separatamente gli accessori di quello nuovo. La novità assoluta rispetto al Dyson vecchio è che questa volta c'è soltanto un cono al quale si può cambiare la direzione di aspirazione del capello, ed è molto più cioè, forse se avete il vecchio Dyson questo dovete comprarlo. Avendo detto mentre personalizzavo il prodotto che avevo i capelli lunghi, i coni che ho acquistato sono quelli lunghi. Sicuramente questa sarà una svolta per me, perché il cono corto con il mio capello, che è sottile ma allo stesso tempo pesante, un capello un po' particolare, non riusciva. Secondo me questi potrebbero essere un po' più adatti, ma la novità della mia personalizzazione è che non ho solo due coni, ma ne ho un terzo, e questo terzo sostituisce la spazzola, quella per capelli più spessi. E secondo me l'hanno messa perché, siccome ho selezionato l'opzione in cui c'era scritto che i miei capelli non tengono per niente la piega, facendo la piega ancora più strettina, perché questo abbiamo 20 mm, 30 e 40 di diametro, questo dovrebbe riuscire a mettermi i capelli in piega forse un po' di più rispetto agli altri. E quindi niente, picciotti, abbiamo di nuovo il Dyson Air Wrap. Sono contenta, devo dire che sono contenta. La prima volta quando ho fatto questo acquisto ero un po' diffidente, questa volta invece sono un po' più gasata. Adesso me lo sistemo bene, finalmente l'ho aperto. Fatemi sapere se l'avete provato questo nuovo, o se vi trovate bene col Dyson, o se l'avete avuto e non vi piaceva. Non so dove mettere i coni, forse dovrei togliere questa scatola qua. Adesso me lo guardo, me lo studio, anche perché qua dentro c'è assolutamente niente. Ma no, però il problema è che sono troppo lunghi per stare così, quindi forse devono stare distesi. Certo, occupano pure molto meno spazio. Vabbè, quanto durerà questa scatola? Penso poco. Ah, qui non si chiude completamente, quindi forse ci starebbero gli impieghi coni. No, penso che mi comprerò tipo una cosa per metterli meglio, non lo so, come le... Voi veramente tenete sta scatola in bagno, è pesantissima! Mi sono appena svegliata da uno di quei pisolini in cui ti addormenti dicendo no, chiudo gli occhi un secondo e non mi addormento veramente. E invece ho dormito un'ora e mezza, bene, sono una rincoglionita incredibile, mi sono svegliata... E una mia amica mi ha detto, ma c'è malo tempo, non usciamo stasera. Quindi io mi volevo fare i capelli col Dyson per uscire, e invece mi sa che non esco, e quindi mi chiedo, me li faccio lo stesso i capelli perché muoio dalla voglia di provarlo, ma ha senso, buh. Comunque, mi sono provata questo vestito che l'anno scorso avevo preso da Zara, è tipo un lino che dopo un anno sembra molto cartone, però non è ancora male. Solo che rispetto all'anno scorso io ho perso, diciamo, una taglia. Continuo a scusarmi per il delirio che c'è dietro, ma la cosa impressionante è che di sotto alla fine non è neanche tantissima la differenza, cioè, comunque io sono una pera, ma guardate quant'ero l'anno scorso di sopra, cioè io l'anno scorso avevo letteralmente le tette, non me le sono neanche godute più di tanto, però sì, cioè ce le avevo, perché non è possibile, mica mi stava così, altrimenti non l'avrei mai comprato. Quindi adesso mi dovrei mettere semplicemente un reggiseno, mamma che palle, forse accorcio le bretelle.
Sì, me lo posso mettere ancora. Vabbè che tipo, se dovessi uscire oggi, uscirei anche con questo largo, non mi interessa. Mi fa un po' tipo... Era questo il concept del vestito, voi non capite. Sto editando questo vlog, così se ci riesco ve lo metto online oggi. Però nel frattempo mi è venuta in mente una cosa. Vorrei coinvolgere Instagram, cioè vorrei far sì che le picciotte di Instagram fossero un po' partecipi di questo vlog. E quindi vi ho chiesto di farmi una domanda in un box domande. E risponderò ad una sola domanda in questo vlog. Alcuni picciotti mi hanno scritto e quindi scelgo una domanda e vi rispondo qua. Vediamo. Forse è questa, perché se non mi seguite su Instagram malissimo, non lo sapete. Ma oblomov.a mi chiede: hai scoperto il tuo tema Natale? Io sto andando un po' per Gloria Fox. Voi non avete capito che cosa ho combinato. Cioè, forse molti di voi lo sanno. Io non sono mai stata sicura del mio orario di nascita, perché mia madre mi ha sempre detto: ma sì, tu sei nata di notte alle 3:30, guarda, sono sicura. È per Giulio, che non mi ricordo, perché forse, non lo so, forse l'hanno addormentata, non mi ricordo, non lo so, non c'ero. Però per te mi ricordo, sono sicura 3:30. Ma io, che sono una vera diffidente, le ho sempre detto: sì, vabbè, se sono nata alle 35 o se sono nata alle 3:05, cioè cambia tutto. Perché in realtà l'ascendente dura per un bel po' di tempo, cioè magari metti un'oretta e mezza, però metti che scatta proprio quando sono nata io, no? Quindi ero un po' cioè diffidente. Allora vi ho detto: ma come faccio a sapere esattamente quando sono nata? Ho iniziato ad informarmi, ho scaricato dal sito dell'anagrafe con lo SPID il mio certificato di nascita, ma non c'era scritto l'orario di nascita, e quindi vi ho detto: non lo trovo da nessuna parte. Poi avevo letto un articolo su Google, forse una fake news, in cui c'era scritto che prima del 1997 nel comune, nell'azienda sanitaria in cui sono nati tutti quelli un po' più vintage, era obbligatorio scrivere non so dove l'orario di nascita, e quindi mi ero presa malissimo. Ho detto: non lo saprò mai, sarò questo ascendente fittizio legato ad un orario di nascita probabilmente non veritiero, così. E invece una picciotta, tra l'altro di Palermo, mi dispiace tantissimo perché non mi ricordo come si chiama, ma io le devo tutto, mi ha detto: Glo, c'è stato un momento in cui ero in paranoia pure io, e lo sai che ho fatto? Ho mandato una mail al comune di Palermo chiedendo il mio estratto di nascita. Tu devi cercare l'estratto di nascita. Quindi ho detto: vabbè, non c'è bisogno di mandare una mail. Vado, accedo al comune di Palermo con lo SPID. Non riuscivo ad accedere, forse c'era un problema spazio-temporale per cui il comune non funziona. Allora io ho mandato una PEC a questo indirizzo mail che mi aveva scritto lei, dicendo che avevo bisogno del mio estratto di nascita. Ho allegato il mio documento per attestare che ero io, e me l'hanno mandato, che io so esattamente a che ora sono nata, anche se sono comunque convinta che l'orario non sia proprio esatto. Cioè, mio nipote è nato alle 14:26. Io non ve lo dico a che ora sono nata, perché se no vi calcolate il mio ascendente e voglio che resti un segreto. Però sono nata a cifra tonda e non sono le 3:30. Mia madre ha mentito di poco, ma ha mentito. E quindi con l'orario di nascita alla mano sono andata su AstroSeek, sempre grazie a voi, perché non avevo idea di dove calcolare questo tema Natale, e ho letto tutte cose. È complicatissimo, cioè veramente una roba da perderci un giorno. Poi se te lo vuoi ricordare te lo devi studiare, tipo leggere e ripetere come se fosse un esame all'università, una cosa difficilissima. Però secondo me ci ha preso, cioè il mio tema Natale, che è molto, tipo, è concentrato su tre segni fondamentalmente, è molto specifico. In fondo c'è scritto una cosa che io so, che in questi giorni ho anche rielaborato, ero con dei miei amici in campagna e abbiamo chiacchierato tantissimo su questa cosa. E cioè, io sono una persona libera, ma perché sono un sagittario? Io sono anche allo stesso tempo una che rispetta le regole, però a me le regole mi distruggono, proprio mi opprimono in una maniera incredibile. E quindi io ho vissuto malissimo la scuola, il fatto di dover svegliarmi ogni giorno alle 6:30 o alle 7 per arrivare a scuola, ogni giorno alle 8 del mattino, per 15 anni. Proprio questa cosa mi ha... No, cioè la scuola per me è stata la costrizione numero uno. E l'università molto meglio, se poi l'avessi fatta bene, ma anche quella era una cosa da sagittario, non poter
davvero concentrarmi per un periodo di tempo lungo su una cosa perché farfallina così. E infatti il mio tema natale dice che io sono una che non può lavorare alle dipendenze di nessuno, ha bisogno di fare cose un po' creative o di viaggiare, questo lo dicono sempre. E questo è un anno in cui io sto sentendo forte il bisogno di viaggiare, di fare un'esperienza diversa. E vabbè, insomma, poi magari se lo faccio ve lo dico, se non lo organizziamo insieme, adesso vediamo. E addirittura nel tema Natale c'è scritto che se dovessi lavorare alle dipendenze di qualcuno, io non ce la farei a non essere il leader. Mi facevo spaccare dalle risate, perché pensavo di quei progetti di gruppo che facevamo all'università, in cui effettivamente io mi ponevo tipo paladino della giustizia. Vabbè, questo, comunque sì, l'ho calcolato, però me lo dovrei tipo stampare e studiare. Io ammiro molto Sarinsky, perché nonostante io sia molto interessata ai segni zodiacali, soprattutto a quelli degli altri, e sono interessata a capire come si pongono con me e qual è la sintonia tra me e gli altri, e quindi proprio tra il mio segno e l'altro, e a volte, soprattutto tra la gente che conosco di più, mi piace capire come si sposano i segni. Però poi mi annoia molti, cioè io non lo so se riuscirei a leggermi un libro sui segni, perché è difficile ricordarsi tutte queste cose, non sono più fatta per studiare. Sono arrivata alla conclusione che forse farò le unghie e non i capelli, perché non dovendo uscire mi sembra un peccato. E mi sa che me lo faccio domani, e magari se siete curiosi posso fare un reel / TikTok, vediamo. Comunque volevo riguardarlo per l'ultima volta, ve lo faccio vedere bene. Questo è il corpo centrale del Dyson. Poco fa vi dicevo che alcuni dicono che sia un po' più potente, però forse non il sistema, cioè è forse più potente il getto d'aria per qualche strana ragione, non so, l'avevo visto in funzione da alcune youtuber americane che dicevano che è proprio la forza con cui i coni prendono il capello è maggiore rispetto al vecchio, però sta a vedere se è vero, comunque non lo saprò mai perché l'altro non ce l'ho più. Comunque, quindi abbiamo visto che abbiamo questa spazzola tonda, sono contenta del fatto che ho soltanto una di queste spazzole, perché pure l'altra volta io queste non le utilizzavo perché mi tirano i capelli e poi in realtà non li pettino mai quando faccio, cioè io di solito o asciugo i capelli e manco li pettino neanche per sbaglio, oppure asciugo i capelli e li metto in piega con una spazzola tonda, quindi la spazzola proprio non la uso, mentre per esempio Virginia usa questa. E no, e quindi secondo me, cioè, sono contenta di averne soltanto una. I coni sono molto più pratici del vecchio Dyson oggettivamente, perché praticamente si sposta questo, esatto, e si cambia la direzione. Curiosa di provare anche il phon. Dite voi, ma hai comprato un phon ad agosto e tu non asciughi i capelli d'estate? Esatto, però in campagna fa freddo. E quindi, cioè freddo, nel senso si può stare, si possono asciugare i capelli, anzi forse è necessario asciugare i capelli, perché purtroppo sono fatta vecchiaredda. E non riesco, cioè se i miei capelli non si asciugano totalmente, quindi magari li ho lavati alle 8:30 anziché alle 7, non posso andare a letto con i capelli bagnati perché poi mi viene un mal di testa incredibile. E sono contenta di avere questo cono più stretto, però comunque lo trovate in vendita, quindi se avete il Dyson vecchio, se avete questo e due spazzole, comunque il cono più stretto lo potete acquistare singolarmente, e mi sa che costano pure tipo 35 euro gli accessori, hanno un prezzo super accessibile. Un'altra cosa che vorrei comprare, visto che ho deciso che comunque lo terrò, cioè questa volta devo dargli tutte le possibilità del mondo, lo devo provare in tutti i modi e non lo rendo dopo 30 giorni, perché questo l'ho proprio desiderato, devo dirvi. Grazie al mio taglio di capelli coreano, poi corretto da Miriana, così scalato, che mi ha reso una persona diversa. Certo, mi dispiace perché questo cono da 40 mm sui miei capelli forse non farà nulla, però boh, sono contenta comunque che i coni siano lunghi. Non stanno sistemati in questo coso. Vorrei comprarmi tipo il... c'è un astuccio per portare il Dyson in viaggio, perché effettivamente in viaggio è comodo portare questo con magari un cono e una spazzola, anziché forse anche questo. Boh, vabbè, anziché il phon. Cioè nel senso occupa un po' meno spazio, però di pesantezza siamo lì. Vabbè, comunque niente, adesso lo posso richiudere. Cioè non lo so, può essere pure che a un certo punto, tipo alle 10:30 di stasera, dirò no vabbè dai, lo uso. E siccome questo video, che nasce per condividere con voi il mio entusiasmo per questo acquisto, entusiasmo che probabilmente finirà in 10 minuti quando lo proverò, dirò non funziona, speriamo di non, incrociamo le dita, e
qual era il soggetto della frase? Forse era: siccome questo video è durato tantissimo, io direi di salutarci qua, così edito subito il video e ve lo metto online, perché non riesco a stare molto dietro a YouTube, però è anche agosto, magari voi non siete a casa, non vi cagate i video. Io sì, perché siccome io sono una grandissima fruitrice di YouTube, non vivo bene l'abbandono dei miei creator preferiti ad agosto. Quindi spero, se dovessi magari essere una delle vostre preferite, spero di tenervi compagnia anche se saltuariamente. Spero che questo video vi sia piaciuto, e quindi se vi è piaciuto mi raccomando, lasciate un pollice in su a questo video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, fatemi sapere nei commenti che ne pensate di questo acquisto. Tra l'altro ho fatto anche un altro acquisto in questi giorni, ho comprato una borsetta, però ancora non è arrivata, vabbè, poi ve la farò vedere. Io sono un po' dispiaciuta perché oggi non ho comprato niente da Zara, niente in questo vlog, voglio troppo chiacchierare, devo tagliarla, è da un po' che non ci sentiamo, quindi vorrei dirvi un sacco di cose, quindi grazie per essere stati qua con me, io vi mando tantissimi baci e noi ci vediamo presto. XOXO, la retro!